Sul mercato mondiale non c'è stata un'azienda che negli ultimi 24 mesi sia cresciuta così tanto come Puma, azienda tedesca presente su diversi fronti nel mercato del footwear, azienda che ha lanciato l'anno scorso una pletora di scarpe che includono, e qui faccio mente locale, le Deviate Nitro, ossia le scarpe con fibra di carbonio dal costo accessibile, ma anche le Liberate Nitro, scarpe adatte a chi non volesse utilizzare la fibra di carbonio, ma al tempo stesso volesse correre velocemente, oltre che le famose Eternity, scarpe per coloro i quali avessero problemi di pronazione, ma anche e soprattutto queste Magnifly Nitro, che rappresentano, secondo noi, un prodotto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, scarpe neutre, che a seconda della tipologia del polistamatore potrebbero rappresentare un compagno d'avventura per tutte le corse lente di tutti i giorni. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di circa 300 grammi, drop 9, 38 mm nel tallone, 29 mm nell'avampiede. Secondo me è una misurazione abbastanza generosa. Di fatto però questa scarpa ha davvero un'ottima tomaia, anche se nella versione che abbiamo testato in SP, ossia pensata più che altro per l'inverno o per la stagione autunnale, ha uno spazio nell'avampiede abbastanza ampio, dei lacci sicuramente molto confortevoli, così come una linguetta davvero solida e ben pensata, oltre che a un tallone ben solido che consente una grande stabilità. Ma il pregio di questa scarpa è sicuramente la presenza del nitro, ossia una schiuma azotata che soprattutto nella parte superiore consente una morbidezza unica, che però è tra l'altro mediata da una parte invece inferiore in eva un po' più dura, che di fatto rende questa scarpa particolarmente efficace soprattutto a coloro i quali volessero correre di avampiede. Ha uno spazio nell'avampiede piuttosto ampio, ma anche un tallone smussato. Nella parte centrale invece è piuttosto magra. Sono rimasto positivamente sorpreso da questa piastra in TPU che consente una stabilità abbastanza importante, anche grazie al fatto che il tallone è bloccato, l'avampiede è sicuramente ben gestito, lo spazio a disposizione rende il piede abbastanza coccolato, il battistrada è davvero eccezionale, il grip è davvero fantastico grazie a quello che si chiama Puma Grip, c'è una scanalatura nel mezzo per consentire ulteriore stabilità. Tenete conto comunque che in queste giornate di pioggia, in effetti questa recensione doveva uscire il giorno precedente, mi ha consentito di correre comunque in maniera sicura e al tempo stesso non ho sentito i famosi 300 grammi, perché secondo me questa scarpa consente davvero di avere una rullata sia per coloro i quali appoggiassero di tallone, sia per coloro i quali appoggiassero invece di avampiede, particolarmente efficace, che rende la scarpa adeguata non soltanto a chi pesasse sopra gli 80 kg, ma anche e soprattutto a coloro i quali appoggiassero di avampiede, fossero dei podisti amatori evoluti e volessero però al tempo stesso una protezione interessante per le corse di tutti i giorni, quelle effettuate dopo un lavoro, un esercizio di qualità che rende comunque il corpo particolarmente affaticato e che quindi viene svolta con fatica dal podista amatore. Questa scarpa è stata comprata dal sottoscritto grazie soprattutto alle views del canale. Vi lascio qua sotto qualche link per l'acquisto nel caso la voleste acquistare. Sappiate che dal mio punto di vista ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra l'altro sarebbe davvero magnifico se vi iscriveste al canale per non perdervi ulteriori recensioni, soprattutto delle nuove Puma del 2022, ma anche di altre scarpe, di tecnologia, di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Noi siamo qui, vi aspettiamo. Sappiate che secondo me Puma prenderà sempre più piede sul mercato italiano, anche grazie al fatto che queste scarpe hanno davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo e soprattutto grazie all'intersuola di tecnologia nitro che ha la giusta ammortizzazione, ma al tempo stesso un'ottima reattività. Lascio comunque la parola al pro depodista che ho incontrato al campo di Garbagnate qualche giorno fa. Ormai sono confuso dove incontro il pro depodista. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a bermi un coffee. Ciao!
Andrea, finalmente, dopo un mese dall'unboxing, siamo arrivati alla recensione completa di queste scarpe, le Puma Manifly. Cosa ne pensi di questa scarpa? Stavo scrivendo a un ragazzo, Gabriele, che mi ha chiesto: senti, ma come vestono? E stavamo facendo la recensione adesso. Sarà un caso? Boh, non lo so. O che hai messo qualcosa su Instagram, te l'ha visto? Non lo so, non lo so. Guarda, mi fa un po' schifo tenerla in mano perché ci ho sudato dentro te oggi. Mi sarebbe piaciuto sudarci dentro io, però gran scarpa anche lei. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? È una scarpa da lento, secondo me, che va bene un po' per tutti. Ripeto, questa mescola morbida e reattiva è un po' la salvezza, perché comunque, come si dice, è protettiva, ma al tempo stesso ti fa correre forte. Quindi, volendo un atleta leggero, la può sfruttare per correre dei lenti o lenti svelti. Invece un atleta un po' pesantino le può usare anche per i lavori, oppure per i lenti magari un pochino più corti. E per quale distanza le utilizzeresti? È una scarpa, direi che potrei, anche lì la potrei usare per i lunghi, grazie comunque a questa mescola morbida e reattiva, ma la utilizzerei comunque nelle corse di tutti i giorni. Che sensazione hai avuto nelle corse lente che hai fatto nei giorni scorsi, e soprattutto a quali ritmi la utilizzeresti? Estrema reattività e molto molto confortevole, non so come dirti, ormai lo diciamo per tante scarpe, però davvero questa schiuma mi fa venire voglia di metterle e di usarle. E invece questa tomaia come l'hai vista? È un po' diversa rispetto a quella delle altre Puma che poi testeremo comunque qui sul canale. Cosa ne pensi? Queste, al contrario delle altre, sono un pochino più larghe, sono ancora più accomodanti, la preferisco in generale, mi piace, è un po' pesantina, forse in estate potrebbe, anzi forse oggi è fine marzo e già c'è sudacchiato dentro te, immagino che ad agosto sia un bel problema. Sì, in effetti ha fatto Puma due diverse tomaie, quindi questa è un po' più per il periodo invernale e autunnale. Invece, Andrea, cosa ne pensi dell'intersuola nitro? In questo caso ci raccontavi nel primo video che l'intersuola era leggermente più dura rispetto invece a quella classica, tra virgolette, di Puma. Cosa ne pensi? La stavo ritocchicciando prima, è dura, ma nella parte interna sembrava quasi che si fosse un pochino più ammorbidita. Sai che cosa? Che è tutto nitro. Perché la parte sotto, che dovrebbe essere un pochino più dura, comunque è relativamente morbida anche lei. Non so se con l'utilizzo si sono un pochino più ammorbidite, però niente, questa qua è una, ripeto, una delle migliori mescole che abbiamo provato. Non faccio nomi dei competitors, però mi ricorda tanto un'altra schiuma, che è una marca che inizia con la S. Invece, Andrea, ti chiedo, a livello di battistrada l'abbiamo utilizzata anche sulla pista bianca, il Puma Grip, lo consideriamo uno dei migliori, che sensazione hai avuto? Continuo ad appoggiarla e rimetterla giù, forse è meglio che la tenga in mano. Allora, intanto si è consumato poco, pochissimo. L'intagliatura che ha crea un bel carro armato e, ma io, cioè, nel senso, a parte che è una scarpa per farci lenti, non ci scivoli molto, anzi, super grip sull'asfalto e pista, come è giusto che sia su pista bianca, non abbiamo notato grossi slittamenti, diciamo. Invece a livello di stabilità, una scarpa neutra, abbiamo fatto la recensione dei plantari qualche giorno fa. Cosa ne pensi? Il tallone, come l'hai visto, e soprattutto secondo te è stabile? Questa imbeccata dei plantari ho capito ieri, perché me la stai facendo, perché qualcuno ha chiesto se le scarpe per i plantari. No, volendo quasi ce li puoi mettere tranquillamente. È una scarpa neutra, abbastanza stabile, devo dire. Vabbè, poi noi non prognamo, però anche se la mescola è morbida, un lieve pronatore secondo me la può usare tranquillamente. Invece, quali sono secondo te i pregi e i difetti di questa scarpa? Pregio, intanto questo nitro secondo me gli ha fatto fare un salto di qualità, la pone davvero
a un buon livello, la rende una scarpa buona per fare le corse svelte, le corse lente, davvero per la protezione, per la reattività. Se devo trovare un difetto, è che vabbè, per me poi non è neanche troppo un difetto, è la tomaia un pochino più pesante. Invece Andrea, quando testeremo i modelli di Puma del 2022? Ma uno lo stiamo già testando, abbiamo delle preview però sono spalmate durante l'anno, quindi arrivano alla spicciolata, diciamo. Ne avremo 4 da provare. Sì, in effetti questa è un'ottima collaborazione con l'azienda tedesca. Grazie Andrea, stay strong e keep running, ci vediamo alla prossima e come al solito iscrivetevi al canale. Noi adesso andiamo a berci un cappuccino, il coffee non è previsto. Io ho già preso la brioche dai siciliani da mangiare dopo in macchina mentre vado agli allenamenti.